三方を険しい岩山で囲まれた断崖絶壁にある町ウィンドナイツロット。中世時代、騎士を訓練するために作られた。19世紀現在、要塞的地形から刑務所が建てられ、囚人を使った石炭の採掘が行われている。住民たちは寮や農耕で生計を立てており、人口は囚人を含めて517名。これからこの町は消失する。Jonathan Zepp e gli Speedwagon stanno per arrivare a Wind Night's Lot, quando un contadino, utilizzando la sua corda come catapulta, ruba la loro valigia e passa dall'altra parte del fiume. Zepp, utilizzando la tecnica concentrica, corre sull'acqua e attraversa il fiume senza bagnarsi. Anche Jonathan ci riesce, ma avendo meno esperienza, si bagna fino alle ginocchia. Con un pugno intriso delle onde concentriche, fa cadere il contadino dalla parete della scogliera, ma appena lo prende, il ragazzino sembra essersi appena svegliato. Zeppeli capisce cosa sta succedendo. Il ragazzino era stato ipnotizzato da Dio per fargli fare da esca, e in quel punto la luce del sole arriva con più difficoltà, ed essendo ormai il tramonto, si fa subito buio. Koko wa hakama! No! Douyara obiki dasarete naishi kyatchi sareta no wa washira no hou rashii zo. Sono shounen saimin jutsu o kakerare totta you da. In cima ad una delle scogliere si mostra Dio. Gli zombie iniziano a spuntare fuori dalle tombe e ad attaccare i tre e il ragazzino, di nome Poco. Zeppeli provoca Dio sfidandolo ad un duello, ma Dio sa della maestria del barone, quindi reagisce provocandolo a sua volta. Zeppeli si lancia su Dio, ma appena lo sfiora, il suo braccio si congela, così che le onde non possono passare. Il barone prova a colpire con il braccio non congelato, ma... Jonathan blocca il colpo, ma Dio congela anche la sua mano, quindi Zeppeli tira un calcio a Dio per potersi staccare da lui, ma con sole due dita gli spezza le ossa. Il piano di Zeppeli però funziona, e i tre si distanziano dalla scogliera. A quel punto, Dio decide di lasciare lo scontro e far fare il lavoro a qualcun altro. Braford e Tarkus, i due cavalieri neri, giustiziati per ordine di Elisabetta prima e riportati in vita da Dio. Tarkus distrugge la scogliera con un dito. Mentre Jonathan affronta Braford e Tarkus, Speedwagon scalda il braccio congelato di Zeppeli, tenendolo stretto al suo corpo con una tecnica eschimese. Jonathan prova a usare lo zoom punch, ma Braford, usando i capelli, lo blocca e inizia a succhiargli il sangue. Jonathan prova a far passare per i capelli il Sunlight Yellow Overdrive, ma Braford gli ha succhiato troppo sangue. Mentre Tarkus estrae la sua spada, con un flashback scopriamo la storia dei Cavalieri Neri. Ima wa mukashi, 1565 nen goro, ooi keishou o arasotta 2 ni no jōu ga ita. Hitori wa jōu Elizabeth 1 sei, mou hitori wa bibou no 23 sai, Mary Stuart. Yūsha Tarkus to Krukishi Braford wa Mary no chūjitsu naru kerai datta. Tokoro ga aru toki, Mary no otto Dandy ga furyō no shi ni mimawareru. そこに目をつけたエリザベスは夫殺しの容疑をメアリーにかけたのだ。二人とも直ちに自首せよ。そうすればメアリーの命だけは助けよう。二人は捕らえられた、そして処刑される。メイドの土産に教えてやるぜ。メアリーはすでに死んだよ。貴様らは騙されたんだよ。ほれ、あそこにゴミのように転がっとるやつ、あれがメアリーさ。おのれエリザベス、よくも裏切ってくれたな。この恨み呪ってやる。てめえらの子孫末代に至るまで呪い抜いてやる。二人はこうして処刑された。タルカスはその筋肉が怒りのため硬直し、首を切り落とすのに処刑人は何本もの斧を折ったという。ブラフォードはその挑発が処刑人の足に絡みつき、肉まで食い込んで死んでいったという。スパventato da tale storia, Dio ha deciso di riportarli in vita per eliminare Jonathan e gli altri.
Jonathan usa lo Scarlet Overdrive, un overdrive che sfrutta le fiamme per liberarsi dai capelli di Bradford. Visto questo, Bradford chiede a Tarkus di farsi da parte per lasciargli affrontare un degno avversario dopo 300 anni. Subito Bradford si scaglia contro Jonathan con le braccia dietro la schiena per non fargli capire con che braccio sguainerà la spada, ma arrivato a lui la estrae con i suoi capelli e sferra il colpo. Per un soffio Jonathan riesce a schivare l'attacco, ma si sbilancia e cade nel fiume. A quel punto, per Dio, lo scontro ha già un vincitore e lascia la scogliera. Bradford si addentra nel fiume e si trova faccia a faccia con Jonathan, che sta finendo l'ossigeno. Bradford è sicuro che di lì a poco Jonathan sarebbe risalito a prendere fiato e avrebbe sfruttato quel momento per attaccarlo con la spada. Ma al contrario, Jonathan inizia a nuotare verso il fondo. Windo Knight's Rot è un'area di petrolio. Quindi, prima, c'era un'area di petrolio. Quindi, se la città è in un'area di petrolio, c'è un'area di 一呼吸あれば刻むぞ血液のビートこいつ水中での戦いが不利になったのは貴様の方だたやすいぞアモンが水中を伝わるのは水中のためのターコイズブルーオーバードライブ。 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario G, siamo qui nella recensione del quinto episodio delle bizzarre avventure di Jojo. Una piccola chicca che ho deciso di togliere dall'episodio perché prendeva troppi minuti già questo episodio, credo sarà un riassunto di 6-7 minuti forse, molto lungo comunque perché metterò dei pezzi integrali perché è impossibile riassumere una cosa del genere che è già riassunta insomma, e i dialoghi principali da riassumere non sono il massimo, quindi li ho lasciati integrali. Poi un'altra cosa che non ho incluso, ma forse avrei dovuto includere nel riassunto, è che quando Speedwagon, tra virgolette, cura il braccio di Zeppeli, Zeppeli si scusa con Speedwagon perché fino ad ora, come tutti pensavamo, lo pensavamo inutile, anche se inutile non era, ha finanziato metà di tutte le cose che sono successe in questa serie, quindi beh. Io però ragazzi non starei troppo a tergiversare, andrei direttamente alle votazioni. Prima di tutto partirei con la storia. Questa è una parte credo un po' più importante nella storia, ma perché soprattutto nella prima e nella seconda parte ci sono praticamente ogni capitolo è importantissimo, mentre dalla terza in poi ci sono forse non nella quinta, però nella terza in poi ci sono alcuni capitoli che sono più o meno autoconclusivi, c'è un pezzo di storia ma proprio minimo, quindi io non posso dire che un episodio è meno importante di un altro in queste due parti, almeno nelle prime due parti di Jojo non posso dirlo. Comunque questa è una parte importante della storia, soprattutto per come si svolgerà nei prossimi episodi la battaglia, quindi diciamo che questa è la parte un po' meno importante di questa battaglia, perché la battaglia, ve lo dico subito, dura, diciamo che dura tre episodi, non dura proprio tre episodi, ma diciamo che dura tre episodi. E questa è la parte meno importante dello scontro, quindi vedremo in più avanti. Sicuramente una delle parti più importanti la vedremo più avanti. Relativamente importante è il fatto che Comunque relativamente importante, diciamo, il fatto che Jonathan abbia imparato a usare altre tecniche, cioè diciamo altre mosse concentriche, tipo lo Scarlet Overdrive che prima non sapevo usare e il Turquoise Overdrive che poi vedremo meglio nel prossimo episodio il suo effetto, che è piuttosto basico, ma non aspetterete l'inizio del prossimo episodio. Per quanto riguarda il resto, comunque dalla parte di azione questo episodio, come vi ho detto già prima, è molto azione, cioè moltissima azione in questo episodio, e per questo forse è uno, per quanto riguarda l'azione, uno dei migliori episodi di questa parte, insomma. Passiamo all'animazione che, sì, ci stava, ma in alcuni momenti non era proprio impeccabile. Verso la fine dell'episodio, la parte del Turquoise Overdrive, non mi è piaciuta molto in un piccolo attimo, cioè una cosa mia personale, ma in un piccolo attimo non mi è piaciuta molto l'espressione di Jonathan. Per il resto non mi sembra di aver notato errori, tutto a posto. Per quanto riguarda la storia, io gli darei,
comunque un 7, perché è una parte importante ma non la più importante. Mentre per quanto riguarda l'azione gli do un 8, gli lascio giù l'8, ma vedremo nel prossimo episodio. Per quanto riguarda invece l'animazione, anche qui l'8, perché a parte quella scena lì, insomma, non ho notato molto. Diciamo che questo episodio per me fa più da introduzione al prossimo episodio, al sesto episodio, che vedremo domani. Quindi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi!